Ciao a tutti e bentornati. Oggi un'altra semplicissima ricetta, la panna da cucina. Non la panna quella che va sui dolci, la panna montata, ma la panna quella che va sulla pasta. E tortellini con la panna, fettuccine, panna funghi e piselli, insomma la panna da cucina, da non confondere con quella montata per dolci. Vi faccio vedere nel bimby, con pochissimi ingredienti, soltanto olio, latte e sale, come prepararla in maniera super 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 veloce. Quindi pollicino in su, mi raccomando, commentatemi, fatemi sapere che mi piace interagire con voi. E panna da cucina, vai, Miss Bimby Katia, ciao. Allora, per un totale di 250 g di panna da cucina vado a versare nel bimby 100 g di latte. Potete raddoppiare e triplicare anche le dosi. Vi ricordo che potete utilizzare anche una bevanda a base di soia se volete ottenere una panna da cucina senza lattosio. Allora, abbiamo detto ai 100 g di latte, io ho utilizzato quello intero, vado ad aggiungere 150 g di olio di semi di mais. Ecco qua. Posizioniamo coperchio, misurino ed andiamo ad emulsionare per un minuto alla velocità 8. Benissimo, andiamo a vedere. Guardate un po' già, guardate un po' già che consistenza che abbiamo ottenuto. Ora riuniamo sul fondo del boccale, togliamo anche la panna che si è attaccata sul coperchio, andiamo ad aggiungere un pizzichino di sale. Ecco qua, un pizzichino di sale. Rimettiamo il coperchio e per l'ultimo minuto andiamo ad emulsionare ancora, ma questa volta alla velocità 6. Andiamo a controllare perché possiamo scegliere la consistenza che più ci piace. Più, diciamo, trascorre il tempo e più la consistenza diventa densa. Io credo che questa consistenza sia perfetta. Quindi sono trascorsi circa 40 secondi e io credo sia super perfetta. Quindi cosa dire? Panna semplicemente pronta, pronta per condire qualsiasi tipo di pasta, qualsiasi ricetta che richiede una panna da cucina. In pochissimi minuti, in pochissimi, veramente appena 2 minuti e con pochissimi ingredienti abbiamo un prodotto naturale, si mantiene in frigorifero per circa 2-3 giorni. Direi assolutamente fantastica. Come promesso, abbiamo visto in pochissimi minuti come preparare una fantastica panna da cucina. Veramente, veramente super. Basta mantenerla coperta con pellicola trasparente o chiusa ermeticamente e mantenerla per un massimo di 3-4 giorni in frigorifero e possiamo fare tutto il condimento che vogliamo. Guardate un po', io assaggio pure così. Mi piace tutto, ma com'è? Ciao! Alla prossima ricetta, sempre con Miss Bimby Katia.